L'avrei detto Germania, Baden-Württemberg. Vi rifaccio l'ennesimo video sulla riparazione strade in Germania, come vengono riparate le buche. Qui di dietro praticamente, lo vedete? C'è una riparazione fatta qua, eccolo qua, esattamente alla tedesca. Tagliano fuori il quadrato bene, ok? Dopo aver tagliato, probabilmente qui c'era una buca, dopo aver tagliato tutto fuori bene, da parte la catramano. Allora, questa è come riparano le buche qui, Baden-Württemberg, Germania, ok? Non è che in Germania le buche non vengono. Le buche vengono, ma tagliano fuori tutto bene il quadrato, lo lisciano, vanno sopra, catramano da parte per non farlo fare le infiltrazioni, e così è fatta riparazione. Qui c'è un tombino a livello, poi parliamo anche del discorso tombino a livello. Qua siamo praticamente, anzi qua non siamo neanche, scusate, ho iniziato Baden-Württemberg, siamo nel Rheinland-Pfalz, c'avevo talmente in mente il Baden-Württemberg, siamo nel Rheinland-Pfalz qua, che comunque non cambia, perché intanto fra Rheinland-Pfalz ero, qua c'è un'altra riparazione, ve la faccio vedere anche qui, vedete? Qui non lo so per quale motivo, hanno riparato e hanno tagliato fuori tutto bene. La strada è fatta bombata, in modo tale che poi l'acqua defluisce nei tombini, ok, ma soprattutto viene riparata così la strada. Poi, discorso, là c'è una, anche là hanno fatto una mega riparazione, vedete che c'è l'asfalto, ma hanno tagliato fuori tutto bene, vedete? Tutto, andiamo a vederlo. Qui c'è il tombino, sul tombino poi arriviamo, eh. Insomma, vi faccio vedere quest'altra riparazione. Qui probabilmente la strada non era buona e hanno praticamente, come sistemano le strade, tagliato fuori tutto quadrato, e se tu passi, poi lo lisciano, se tu passi qua praticamente non c'è il minimo dislivello, quando passi con la macchina non lo senti. Le strade le fanno bombate, ci sono i tombini che vengono con l'aspiratore svuotati costantemente. E parliamo dei tombini, adesso arriviamo anche al discorso tombini. Questa è la riparazione strade, ok? Adesso andiamo dalla parte di qua che vi faccio vedere. Qui c'è anche una gelateria, credo italiana. Allora, discorso tombini. Allora, strade comunque sono abbastanza decenti qua, vedete, comunque riparazioni qui non ce ne sono, la strada qua è buona, siamo in centro qui a questa piccola frazione poco distante da Speyer. Allora, discorso tombini, se voi passiamo qua, possiamo girare non so quante ore, i tombini, vedi il tombino? Sono tutti a livello millesimale, cioè tu passi sopra, questo passa lo BMW, guarda, non si è neanche sentito. Ci sono un tombino pure là, e anche là il tombino è a livello, cioè qui non sono solo sulla strada, anche il tombino lì, guarda, anche lì a livello, vedi? Ce n'è pure uno lì a livello. Allora, andiamo avanti di qui. Ah, che bella chiesetta. Anche la fontana a livello. Allora, tutti i tombini sono fatti a livello e qua difficilmente trovi delle situazioni dove, cioè, proprio devi cercarlo col lanternino, eh. Quindi quando passi non disfi le sospensioni, non distruggi l'auto e soprattutto sicurezza stradale, perché non ne parlano più. Per le strade, le buche, le strade di M, i tombini, per queste strade è stato calcolato, io mi ricordo, avevo letto anche su un giornale nazionale, che in un anno circa un migliaio di nostri italiani perdono la strada, perdono la vita sulla strada per via del fatto di, vedi, guarda qui le strade come sono fatte, non riesco più, le due riparazioni le ho trovate là, c'è anche qui, guarda, tombino a livello anche qua,
adesso vi faccio vedere. Allora, perdono la vita. Allora, qui un'altra riparazione fatta bene, ve la faccio vedere. Anche qui hanno tagliato fuori il quadrato. Guarda qui, questa è un'altra riparazione alla tedesca. Qua attorno, questa è un'altra, come riparano le strade. Qui un'altra, vedi? Qui adesso è tutto abbastanza sistemato. E là c'è un'altra riparazione, anche lì hanno tagliato fuori il quadrato. Quindi passi da qua, buche non ce n'è. Le buche vengono, per l'amor di Dio, magari non la sistemano subito. Ma quando lo sistemano, non vanno lì con l'asfalto a freddo, pim, 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 gli danno quattro badilate e poi, oppure, come c'è lì un paio di situazioni che dovrò andare ad incazzarmi, che c'è la toppa della controtoppa, della toppa, della ritoppa, della controtoppa, della toppa, della ritoppa. Cioè c'è lì un pezzo che dicevano che avranno fatto minimo 50 toppe, controtoppe, ritoppe della toppa, di sta toppa. Tombini come quello. Cioè, ci sono i macchinari, ci sono i video, ho fatto vedere come li sistemano, ho fatto vedere come fanno le strade, ho fatto vedere come le riparano, ho fatto vedere l'uso del catrame liquido, quel macchinario che passa sopra, che sente le fratture, ho fatto vedere, non so, da anni. Cos'è cambiato? Niente. Tombini, uno sì e nove sotto. Strade, riparazioni, stendiamo un velo pietoso, buche, utilizzo del catrame liquido, zero, e tanto la gente disfa le auto, i motociclisti cadono, i ciclisti cadono, che si fanno male, perché poi vabbè, in macchina, vabbè, disfi la macchina, però potresti anche perdere il controllo dell'auto. Però per le strade così, motociclisti, io mi ricordo che era incazzata la madre di una a Roma, che la figlia praticamente a 25 anni era morta perché aveva trovato praticamente una strada oscena e caduta. Roma è una delle città dove purtroppo la gente muore di più per queste cose qua. Quindi c'è poco da fare il figo, il duro, ma l'han benedetto, tu insisti su ste cose, ma di qui, ma di là, ma di su, ma di giù. Sì, sì, quando poi ci avete un figlio, un fratello, un cugino, un padre che pesta il muso e ci lascia la vita, poi dopo non ridete più. Però. Ma anche per i ciclisti, io dico. Ciclisti, le strade così sono scene. Sono pericolosi, i tombini sotto livello, le buche, tutte le sconnessioni. Bene o male, qui in Germania, chiaro, non è tutto paradisiaco, non è che sono tutte perfette le strade, non sono tutte perfette, ma la maggior parte sono fatte così. Difficile trovare delle situazioni oscene. I tombini, forse uno su mille non è a livello, forse uno su mille. Da noi ce ne abbiamo uno su 100 che è a livello. Cioè, se vado anche al mio paese nativo, forse ce ne saranno due. Ed è pericoloso, anche degli avvallamenti, delle fratture, che se ti si infila dentro in bicicletta, che se ti si infila dentro lì, cadi. C'è un ragazzo che per un tombino, ho letto, è rimasto in coma vegetativo. Quindi ragazzi, io ti garantisco che il giorno che dovessi essere io al governo, il giorno dopo devono fare tutti i tombini così, tutti li voglio, tutti. Tutte le strade le voglio così, le riparazioni le voglio così, si comprano i macchinari, si fanno i lavori così, come così, così devono farsi. Così bisogna fare, strade, tombini, e guarda qui anche qua, vedi? Strade, tombini, tutto deve essere fatto così, a livello preciso, lavorare bene. I lavori che sono in giro, una vita che stanno facendo un mare di lavori e non finiscono mai, un allargamento di una corsia che dura anni, ma che anni. Guarda lì. A livello, tutto a livello. Quindi siamo qui dalla Germania, che comunque su queste cose ci dà 10 giri di vite rispetto a noi, e dobbiamo imparare, dobbiamo solo copiare. Cioè, cavolo, ma quando uno era a scuola,
quello stupido, ignorante, copiava da quello più intelligente. Qui non riusciamo neanche a copiare. Ma perché non riusciamo a copiare? Cioè, cari signori politici, politici, perché non copiate? Perché non copiate?